Dal santuario di Europa alla sacra di San Michele, dalla cupola di San Gaudenzio alla Mole Antonelliana, dai canestrelli al gianduiotto fino ai prodotti dell'ingegno, della manualità e della tecnica. C'è tutto questo nell'allegoria del Piemonte realizzata dal maestro Ugo Nespolo per la sala trasparenza del Grattacielo Piemonte. L'opera, insieme al logo che richiama il grattacielo con i colori ufficiali blu e rosso, è stata presentata dal presidente della regione Alberto Cirio e dall'assessore al patrimonio Andrea Tronzano. Dall'allegoria emerge la duttilità e la versatilità di un territorio che sa reinventarsi e realizzare creazioni uniche dal punto di vista industriale, ma capace di mettere in evidenza anche la peculiarità dei suoi prodotti enogastronomici. Il grattacielo mi sembrava che necessitasse comunque di un'immagine per poterla trasmettere, quindi dopo un po' di studi, di ricerche, eccetera, è venuto fuori questo bozzetto che abbiamo scelto. Per quanto riguarda invece la rappresentazione delle 8 province del Piemonte, io ho cercato di scegliere alcune eccellenze. È venuto fuori una specie di grande affrescone sulle province piemontesi, che può anche quello servire per raccontare un po' il nostro Piemonte, che tutto sommato poi produce tanto, fa tanto, tanto, ma ha bisogno anche sempre di un'immagine nuova da portare in giro. Nespolo ha firmato le più grandi campagne pubblicitarie dei più grandi marchi del mondo e noi siamo felici che da Piemontese firmi anche la nostra, unitamente all'immagine nuova del logo del grattacielo. Questo è il grattacielo dei piemontesi. Per anni lo abbiamo ereditato come simbolo di inefficienza, noi vogliamo trasformarlo in un simbolo di attrattività. Il talento di Ugo Nespolo messo a disposizione della comunità, il grattacielo si sta animando, sta diventando sempre più accogliente e noi di questo siamo orgogliosi perché vogliamo offrire ai nostri dipendenti il massimo comfort possibile, insomma si vive qua praticamente 8-10 ore al giorno, quindi dobbiamo essere perfetti e stiamo cercando di diventarlo anche attraverso il talento di chi talento ce n'ha.